Gap and Blaze, ragazzi, ben ritrovati ad un altro mio video. Come sempre, iscrivetevi qui sotto, lasciate tanti like, seguitemi su Twitter, Instagram e Telegram. Lasciate un bel commento, attivate la campanellina e cercate di seguire il mio video fino alla fine, cosa fondamentale. Tant'è vero che quest'oggi, prima di iniziare questo video, saluterò tre persone, ossia quattro. Avevo detto tre, i vincitori del famoso giochino che ho fatto nel mio precedente video. In verità devo salutare quattro miei iscritti che hanno azzeccato esattamente il minuto in cui ho salutato Official TJ TV. Quindi quest'oggi saluto veramente con molto piacere Agnese and Her World, Ellie vs Ellie, e poi Giuseppe Flaco Montefiore, e ancora è arrivato terzo anche lui a pari merito con Giuseppe Sam Gaming 106. Questi quattro miei iscritti hanno azzeccato il minuto esatto, che era il 12:55, 12 minuti 55 secondi del mio saluto nel mio ultimo video. Grandi, grandi, grandi ragazzi, mi seguite, congratulazioni, un bacione a tutti voi. Farò lo stesso gioco quest'oggi, dirò una parola chiave, esattamente Champion Football, e voi a un certo punto mi dovrete dire a che minuto ho detto questa parola chiave. Andiamo con la Champion. Quest'oggi 8 partite di Champion, martedì di Champion. Brutte notizie per le squadre italiane, ossia per una in particolare, ma andiamo con le partite. Martedì di Champion, 8 partite. Si iniziava con alle 18:55 Galatasaray Porto e Schalke Lokomotiv Mosca. Grande vittoria del Porto in trasferta in Turchia, 3-2. E grande vittoria in casa dello Schalke 04 contro la Lokomotiv Mosca. Alle ore 21, 6 partite. Barcellona-Tottenham, Club Brugge-Atletico Madrid, Inter-PSV, Liverpool-Napoli, Monaco-Borussia Dortmund, Stella Rossa-Paris Saint-Germain. Il Barcellona è andato a impattare col Tottenham 1-1. Questa partita riguardava il girone appunto dell'Inter. Club Brugge che è andato a impattare 0-0 con l'Atletico di Madrid. Il Monaco è andato a perdere in casa contro il Borussia Dortmund. Monaco 0, Borussia 2. Grande vittoria del Paris Saint-Germain per 4-1 in casa della Stella Rossa. Ma arriviamo alle nostre squadre italiane, ragazzi. Cosa è successo? Partiamo da Inter PSV. Inter PSV quest'oggi è finita 1-1. Do le formazioni per l'Inter: Handanovic in porta, un 4-5-1 con D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah. Centrocampo a 5 con Politano, Perisic sulle corsie laterali, in mezzo Borja Valero, Brozovic, Candreva, Icardi unica punta. Icardi che ha fatto il gol del pareggio per l'Inter. Io l'avevo anche previsto questo gol, ho detto vedremo se Icardi sarà protagonista in Champions, e ha confermato la sua importanza per le file nerazzurre. PSV quest'oggi con Zoet in porta, un 4-3-3, Angelino, Vergever, Sainsbury, Doom, centrocampo con Rosario, Gutierrez, Hendricks, in avanti Lozano, De Jong e Bergwijn. Che partita è stata, ragazzi? Niente, il PSV ha giocato un primo tempo veramente
Alla grande ha messo in difficoltà l'Inter che non riusciva a giocare, molto bloccata nel primo tempo. Gran gol di Lozano di testa. Il PSV nel primo tempo poteva fare più gol addirittura, ma poi diciamo che la squadra nerazzurra ha saputo reagire nel corso della partita. Ci sono state occasioni sia per il PSV che per l'Inter, però l'Inter specialmente nel secondo tempo ha avuto questa sua reazione, ha sfiorato più volte il gol del pareggio. Mi viene in mente Icardi, mi viene in mente Perisic, mi viene in mente Brozovic, diverse situazioni. Borja Valero, che ha fatto un gran tiro dalla distanza e quasi impattava, e poi fortunatamente comunque il gol è arrivato. C'è stato il gol in apertura di Lozano nel primo tempo, esattamente al quarto d'ora del primo tempo, su un cross di Bergwijn. Lozano in sacca di testa, grande azione in velocità. Per quanto riguarda l'Inter, al 75esimo circa la risolve Icardi, porta a casa questo pareggio l'Inter grazie al gol del suo capitano, che trova il gol quest'oggi in Champions. Grande Inter che adesso si trova in una situazione di classifica a pari merito con il Tottenham. Barcellona quota 14, Tottenham e Inter a quota 8. Ora io la situazione di classifica esatta non la conosco, non me lo ricordo se rischia o meno la qualificazione l'Inter, perché c'è una differenza di reti da controllare. Comunque non ci voleva questo pareggio, diciamo, però in teoria ora sto guardando in live per essere un po' più sicuro, ma niente, il Tottenham ha vinto contro l'Inter nella scorsa partita. Non mi ricordo cosa ha fatto all'andata. Comunque, ci sta anche che forse passi. Ora controllerò meglio. Comunque, 1-1 brutto dell'Inter. Però diciamo che poteva andare anche molto peggio. Al limite, se ne andrà in Europa League. Speriamo di no, però. Quello che sono sicuro è che Napoli, ragazzi, Napoli non ce l'ha fatta, purtroppo è andata a perdere quest'oggi. Il Napoli ha perso contro il Liverpool, era una partitaccia effettivamente. Do subito le formazioni per Liverpool: Eliseo in porta, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, centrocampo con Wijnaldum, Henderson, Milner. In avanti Mané, Firmino e Sala, che è autore del gol per il Liverpool. Per quanto riguarda invece il Napoli, Ospina in porta, difesa a 4 con Mario Rui, Maximovic sulle corsie laterali, centralmente Koulibaly, Albiol, centrocampo con Fabian Ruiz, Hamsik, Callan, e in avanti i tre piccoletti, Insigne, Mertens e Callejon. Che partita è stata, ragazzi? Niente. Non ha giocato bene, secondo me, Napoli. Un Napoli troppo remissivo. Ha fatto un pochino meglio, secondo me, nel primo tempo, ma nel secondo tempo si è spento il Napoli. Non so per quale motivo. Forse è rimasto un po' scioccato da questo gol del Liverpool. Gran gol di Salah. Salah veramente ha fatto un gran bellissimo gol, l'ha infilata sotto le gambe del portiere di Ospina. Era tutto sulla l'azione si è svolta tutta sulla destra. C'è stato questo passaggio di Firmino, se non sbaglio, questo assist lungo linea, e Salah ha trovato con precisione l'angolo che gli ha permesso di infilare il portiere e mettergli la palla sotto le gambe. Praticamente in gergo quello si chiama tunnel.
mi ha infilato la palla nell'unico posto dove poteva metterla. Grande gol di Salah, un Salah indemoniato, poteva fare altri gol quest'oggi. Gran giocatore. Salah è veramente straordinario. Comunque il Napoli nel primo tempo ho detto qualche cosa ha fatto, perché ha cercato con Insigne, con Callejon, qualche tiro dalla distanza di Fabian Ruiz. Anche nel secondo tempo Fabian Ruiz ha provato a fare un gol dalla distanza. Comunque, diciamoci la verità, ha meritato il Liverpool. Mi dispiace per il Napoli. Il Napoli che va fuori da questa Champions, purtroppo, perché in classifica adesso il PSG, che quest'oggi ha vinto, sale a quota 11, pari merito il Liverpool appunto e il Napoli a 9, però per la differenza reti, per una questione di appunto gol fatti, non fatti, scontri diretti, si qualifica il Liverpool al secondo posto e il Napoli, ahimè, scende giù in Europa League. Io non me l'aspettavo, sinceramente, avevo visto un buon Napoli ultimamente. Purtroppo è successo questo. Ora vediamo l'Inter se rientra o non rientra, se può rimanere in Champions o meno. Purtroppo, ragazzi, non sono stato lì a calcolare perché sinceramente non mi aspettavo questa debacle. Comunque, per quest'oggi dirò la parola chiave Football Champion. Ditemi a che minuto ho detto questa parola. I primi tre di voi li saluterò nel mio prossimo video. Non quest'altro video che farò, perché farò un video sulla mia rubrica supporto iscritti al canale, quindi l'altro video ancora vi vedrà protagonisti. Vi saluterò i primi tre di voi. Segnatevi il minuto esatto che ho detto la parola chiave Football Champion e ditemi che cosa ho detto precisamente. Alla prossima, ragazzi. A domani. Domani altra Champion, mercoledì di Champion. Big up and bless. Yeah, man.